Kronbichler. Fitzgerald, Nissoli. Oliaro. Chi non riesce a votare? La votazione è chiusa. Presenti 437, votanti 420, astenuti 117, favorevoli 211, scusate, maggioranza 211, favorevoli 401, contrari 19, la Camera approva. Colleghi, però vi prego veramente di abbassare un po' il tono della voce. Colleghi, vi pregherei di abbassare il tono della voce. Onorevole Franco, per favore. Stiamo al 2.40 Brescia. Se ne pregano le Brescia. Sì, Presidente, qui soltanto per un chiarimento in realtà. Cioè, secondo noi il nostro emendamento chiarisce qual è la finalità, lo scopo di una delle misure introdotte in questo provvedimento, ossia qui si prevede il superamento delle differenze tra le testate nazionali e le testate locali. Siccome si è detto che questo provvedimento mira a favorire in qualche modo le testate locali, noi lo esplicitiamo qui. Senza questa esplicitazione non capiamo bene per quale motivo si dovrebbe superare la differenza tra testata locale e nazionale, e quindi qualora ci fosse sempre il parere contrario di governo e maggioranza, vorrei che almeno intervenissero per chiarire meglio perché si vuole fare questo superamento. Grazie. Onorevole Rampi. Sto cercando di ridurre a favore d'Aula le precisazioni che già abbiamo dato in Commissione, però questo è utile anche rispetto ad alcune tematiche prima. Su molte questioni siamo intervenuti in maniera precisa e il tentativo è quello di andare verso una uniformità, quindi non c'è nessun tentativo discrezionale, ad esempio quando prima si parlava di cooperative di giornalisti rispetto agli enti no profit o non a fini di lucro, ma una progressiva uniformità è uno degli obiettivi della norma e della legge, e vale anche per questo. È chiaro che noi con i criteri che adottiamo favoriremo in maniera significativa le piccole realtà locali, ma togliendo la distinzione tra testata locale e testata nazionale non ha neanche senso specificare che aiutiamo quella locale, che a quel punto non è più chiara qual è, perché non c'è più una distinzione. Lo facciamo lavorando sui criteri, escludendo alcuni in maniera molto forte.